In merito alla questione di stanze di sicurezza dai centri abitati per gli impianti per il trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento all'impianto di Pulsano, Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, precisa quanto segue. Il sottoscritto è stato nominato assessore dal presidente Emiliano in data 2 ottobre 2018, mentre la delibera di giunta regionale di adozione del nuovo PRGRU numero 1482 è dell'agosto 2018. Articolo 1, successivamente all'adozione del nuovo piano, ha già sollevato tale questione, segnalando la necessità di reintrodurre il criterio delle distanze come criterio principale per la localizzazione dei suddetti impianti. Quel buco del nuovo piano è stato rilevato proprio da alcuni esponenti del nostro partito. Inoltre, nella delibera sopra richiamata era espressamente stabilito, tra le altre cose, di dare mandato alla sezione ciclo dei rifiuti e bonifiche di trasmettere il presente provvedimento per il tramite dell'ANCI a tutti i comuni del territorio regionale ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio, alle province e alla città metropolitana di Bari e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, e di demandare al direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio l'istituzione di un tavolo interistituzionale costituito da rappresentanti della Regione dell'Ager, quale soggetto attuatore del PRGRU, dell'ANCI Puglia, dell'ARPA Puglia, di Confindustria, delle associazioni ambientaliste riconosciute e maggiormente rappresentative, degli ordini professionali competenti in materia, proprio al fine di assicurare la piena integrazione delle istanze provenienti dai principali soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei rifiuti. È stato infine assegnato a tutti i soggetti interessati un termine di 60 giorni per le osservazioni. Ci sarebbe da chiedersi: dove erano tutti gli attuali paladini dell'ambiente e della salute pubblica? La proposta di piano dovrà passare all'esame delle commissioni consiliari regionali e poi del Consiglio regionale. Potranno essere proposti emendamenti e modifiche e noi ci batteremo per la reintroduzione delle distanze minime dai centri abitati per la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il mio partito e io stesso abbiamo espresso una chiara contrarietà alla realizzazione di un impianto di compostaggio nel comune di Pulsano. Siamo contrari non solo per la violazione delle prescrizioni del piano regionale, ma anche perché la provincia di Taranto è gravata da un iniquo fattore di pressione ambientale ormai insostenibile, anche tenuto conto del numero di impianti e discariche presenti all'interno del suo territorio. E conclude così Borracino: per questo andremo avanti con questa decisione, non facendo sconti a nessuno, battendoci come articolo 1 in regione con tutte le nostre energie.